Buona festa di tutti i santi a voi che ci seguite da casa e a te Don Pasquale, ben trovato e buona festa di tutti i santi. Grazie, buona festa anche a te e buona domenica a tutti. È oggi una giornata particolare e la stiamo vivendo anche in maniera particolare rispetto agli scorsi anni, vista la situazione. È una solennità importante, la solennità di tutti i santi, e in mezzo a quello stuolo di biancovestiti che la prima lettura di oggi ci presenta, quella dell'Apocalisse, ci siamo anche noi. Noi siamo santi perché siamo stati battezzati, perché siamo eredi e siamo figli di Dio, siamo come Gesù, abbiamo il suo stesso spirito. E santi ci chiama San Paolo, per esempio, nel prologo della lettera ai Romani. Santi perché godono di una vita nuova, che è la vita di Dio, è la vita d'amore della Trinità. Noi siamo lì dentro, è lì la nostra identità, lì la nostra vocazione, è lì la nostra chiamata, lì c'è tutto di noi. A noi spetta il compito di raggiungerlo, perché la santità non è solamente una vocazione, non è solamente la nostra origine, ma è anche l'ultimo step della nostra esistenza, arrivare alla visione di Dio e diventare come Lui, che è il più grande desiderio che possiamo covare nel cuore. E qualcuno ci è già arrivato, sì. È stato così in anticipo rispetto a tutti gli altri. Domani infatti ricordiamo i nostri cari defunti e c'è una particolarità quest'anno, perché a causa della pandemia, su speciale mandato del Papa, la penitenzieria apostolica ha stabilito un protocollo, ecco, questo è il termine che si usa in questi giorni, un protocollo diverso. Sì. C'è un'indulgenza plenaria, c'è qualcosa che può aiutare le anime del purgatorio in questo senso, però spiegaci bene che cos'è questa indulgenza, perché ogni anno noi, è una consuetudine ormai, ci rechiamo in visita al cimitero dei nostri defunti, andiamo a messa, ma praticamente nel concreto cosa si deve fare? Sì, allora partiamo dal Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, che è un documento fondamentale della nostra fede. Aprendo il Catechismo al numero 1471 noi leggiamo che l'indulgenza plenaria è possibile applicarla sia per i vivi che per i defunti. Quindi è qualcosa che possiamo lucrare, tra virgolette, cioè che possiamo ottenere, attraverso delle pie pratiche. Che nel giorno 2 novembre, il giorno della commemorazione dei fedeli defunti, sono legati piuttosto al ricordo dei nostri cari, dei nostri amici che sono già davanti a Dio. Loro sono i santi nascosti, perché noi festeggiamo, è vero, i santi, ma i santi non sono solo quelli da calendario, quelli canonizzati, quelli riconosciuti come modello da imitare e da seguire, ma sono anche i santi della porta accanto. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ci ricorda questo. Noi conosciamo tanti santi che nel loro silenzio, nella umiltà del loro quotidiano, hanno costruito il loro essere figli di Dio autentici, e magari sono anche le persone che noi abbiamo conosciuto e che adesso non ci sono più fisicamente vicino a noi. Per loro possiamo chiedere l'indulgenza, cioè che è il perdono delle colpe in quanto a pena temporale. Noi sappiamo che quando ci andiamo a confessare ci viene rimessa la colpa per il peccato, però ecco, dobbiamo scontare una pena temporale che ci viene rimessa proprio grazie alla pratica dell'indulgenza, che noi possiamo ottenere alle solite condizioni stabilite dalla Chiesa, cioè un Pater Ave Gloria secondo le intenzioni del Santo Padre, la recita del credo, la partecipazione a messa, quindi la Santa Comunione, la confessione e l'esclusione dell'attaccamento al peccato, anche veniale. Queste, diciamo, che sono le condizioni solite che noi possiamo mettere in pratica per far sì che qualche nostro defunto riceva l'indulgenza. Ma ovviamente sappiamo che non è una cosa meccanica, perché la misericordia di Dio veramente riesce a coprire tutto, è piuttosto qualcosa che aiuta noi ad entrare in quella comunione dei santi che professiamo tutte le domeniche quando ci incontriamo a messa recitando il credo, quella comunione dei santi che crea solidarietà tra noi e coloro che ci hanno preceduto nel segno della fede. Ecco, mi hai anticipata, perché era proprio quello che volevo chiederti o comunque provocarti una risposta.
chi è più scettico, chi non è molto forte nella fede, potrebbe dire: vabbè, io prego tutti i giorni per i miei defunti, a cui tengo, a cui ho voluto bene, se non lo faccio con quelle condizioni stabilite dalla Chiesa, che succede? Io penso... Rimane in purgatorio in eterno, non c'è possibilità di uscirne. No, io penso che il Signore vada oltre un po' gli schematismi che ci diamo serve noi. Serve più a noi, quindi. Serve molto più a noi, serve molto più a noi, ma quasi come forma di impegno, perché noi se sappiamo che ci sono delle scadenze, che ci sono dei termini da rispettare, la nostra volontà è più impegnata, è più incentivata. Poi la misericordia di Dio è grande ed è misteriosa ai nostri occhi. E questo è un dato di fatto, non possiamo averne dubbi. In questo periodo sono cambiate anche un po' le regole della visita al cimitero per via delle ristrettezze, delle chiusure, e c'è anche chi non può uscire di casa. Non può uscire di casa, ma può mettersi davanti a un'immagine di Gesù e della Beata Vergine Maria, recitare orazioni per i defunti, come le lodi, i vespri, il rosario, la coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i defunti, eccetera. Quindi ci si adatta anche ai tempi che viviamo. Ovviamente, siamo esseri storici, dobbiamo per forza adattarci a tutto quello che viviamo. E con questo provvedimento penso il Papa abbia voluto proprio allargare i confini della misericordia per arrivare a tutti, in tutte le condizioni e in tutti i momenti. E queste indulgenze sono non soltanto possibili in questi 2 giorni, ma per tutto il mese di novembre. Proprio perché, insomma, in via del tutto eccezionale. Dobbiamo raggiungere la pace, anche noi che siamo su questa terra, e di pace ci parla Paolo Pugni con il suo caffè. Va in pace. È un augurio, una minaccia o un insulto? Buongiorno, buon caffè. Ancora nel bellissimo libro L'arte di guarire di Fabio Rosini trovo una bellissima riflessione sull'espressione vai in pace, che nel brano di Vangelo che Rosini sta analizzando fin nell'ultimo iota, potremmo dire, diventa significativo. È l'invito che Gesù Cristo rivolge all'emorroissa che è stata guarita: va in pace. E la riflessione da cui parte il testo, questo brano del testo, questo pezzo del testo che sto leggendo in questo periodo, è: ma cosa vuol dire pace? Nella nostra consueta definizione di pace intendiamo uno stato in cui c'è un'assenza di conflitti, in cui tutti vanno d'accordo, in cui ci si sorride incrociandosi per strada, in cui fondamentalmente non ci sono problemi, cioè uno stato di completo benessere, completa tranquillità. E questo è il nostro concetto di pace, ma è evidentemente un concetto irraggiungibile. In nessuna condizione si può riscontrare un tipo di stato come questo. Eh già, perché anche nel caso in cui ci sia un'assenza di conflitti, come ad esempio è stata per lunghi anni l'Europa, forse anche oggi da un certo punto di vista, non si può certo dire che siano mancati i problemi, ma se scendiamo poi nelle cose che contano veramente, cioè nella vita di ognuno di noi, quale vita può dirsi di non avere problemi? Quale esistenza può dire di non avere incontrato almeno una volta al giorno un problema, piccolo o grande, da risolvere? E allora siamo destinati a non avere mai pace? E forse allora la pace è un'altra cosa. Rosini, partendo dal termine shalom ebraico, spiega che la pace non è l'assenza di problemi, ma stare dentro i problemi e tirar fuori il bene dai problemi, stare con abbondanza nei problemi, riconoscerli come tali, saperli affrontare e saper sempre mantenere l'animo sereno, tranquillo. Perché dentro ogni cosa c'è la possibilità di tirare fuori un valore per me, un vantaggio per me, un bene per me. Questo è pace, è una pace d'animo e non una pace di circostanze. Ma in questo mondo che ha cancellato la dimensione verticale per rendere tutto così appiattito, orizzontale, in cui ha confuso la pace, questo essere bene, con lo stare bene, con la salute, è un lungo sforzo quello che va fatto per recuperare questa dimensione. Eppure se stiamo così cambia il modo con cui gestiamo ogni tipo di relazione, ogni tipo di situazione, anche quelle professionali. Buongiorno, buon caffè e andiamo tutti in pace.
Ecco qua, va in pace Don Pasquale, è bello questo caffè, ci fa riflettere anche su questa condizione a volte irraggiungibile, così pare. Bella parola, la pace che è qualcosa da vivi, non è qualcosa da cimitero, ecco, proprio in questi giorni. La pace è veramente quello stato d'animo che il Signore ci dona in mezzo ai problemi, aveva ragione, ecco, Don Rosini a dire questa cosa. Noi spesso intendiamo la pace in una maniera diversa da quella che Gesù ci propone nel Vangelo. Lui che ci dice, poco prima di andare via, poco prima di subire la passione, nei discorsi di addio del Vangelo di Giovanni, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi, perché la pace del mondo è una pace illusoria o è una pace frutto di compromesso, perché sappiamo che non ci possiamo vedere, sappiamo che c'è attrito tra di noi, quindi dobbiamo vedere un po' di accomodare le cose, quindi cerchiamo di vivere tranquillamente, non è questa la pace. La pace non è nemmeno quell'intervallo che c'è tra una guerra e l'altra, non è nemmeno questa la pace. La pace non è nemmeno il frutto dell'imposizione di un violento sui deboli, che i deboli in fondo non si ribelleranno mai, e se si ribelleranno alla fine rischiano di prendere il posto dei violenti e forse diventare più violenti di coloro che hanno spodestato. La pace che ci dona il Signore non è tutto questo, ma è stare all'interno dei problemi, come giustamente prima ricordava Paolo, e cercare di trarre il bene dal male. Ecco, non lasciatevi vincere dal male, ma rispondete al male con il bene. Solo facendo questo troveremo dentro e fuori di noi una pace che solo il Signore ci può dare. E abbiamo messo alcuni puntini sulle i, abbiamo oggi, diciamo, breve è stato il tempo a nostra disposizione, ma come sempre intenso. Per questo ti ringraziamo, Don Pasquale, perché ci chiarisci anche un po' le situazioni che viviamo. Buona domenica! Buona domenica a te, e anche tutti. A voi.